L'Ecco FM è la radio dei lecchesi e del nostro territorio. L'Ecco FM Visual Radio Station. La radio che ascolti, che vedi e che tocchi. L'informazione di L'Ecco FM. Ben ritrovati da Luca Cereda con una nuova edizione di L'Ecco FM News, le notizie di L'Ecco FM. Apriamo il giornale con la mancata conciliazione tra AST, Lecco e i sindacati. Dall'incontro per la conciliazione tenutosi ieri 19 giugno in prefettura tra AST Lecco e le OS RSU si è usciti con un nulla di fatto. Lo stato di agitazione prosegue. Per spiegare il loro punto di vista sulla rottura delle trattative e i motivi della protesta, ma anche per illustrare ai lavoratori le azioni da intraprendere prima dell'organizzazione dello sciopero, i sindacati e la RSU hanno deciso di convocare una conferenza stampa per il 27 di giugno. Dal canto suo, l'azienda sociosanitaria territoriale sottolinea con un comunicato di aver fatto tutto il possibile per andare incontro ai dipendenti. In un articolo sul nostro sito trovate la voce di AST sulla vicenda e cambiamo ora argomento. A poco più di una settimana dall'imperversare del maltempo sulla Val Varrone e su parte della Val Sassine e Sudervio, sono ancora aperte molte ferite nel territorio. Gli abitanti hanno reagito alle avversità e hanno messo in campo molte risorse. Occorre peraltro sottolineare moltissimi esempi di solidarietà e impegno da parte di numerosi volontari. Rimangono però ancora evacuate a Premana 50 persone. Intanto l'assessore al territorio e alla protezione civile della regione Lombardia, Pietro Foroni, fa sapere che i danni alle province di Lecco, Brescia e Sondrio sono quantificabili con una somma che ammonta a più di 40 milioni di euro e che sarà necessario ancora circa un mese per tornare alla situazione di quasi totale normalità. Oggi 20 giugno si celebra la giornata mondiale del rifugiato, appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cui obiettivo è la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. L'equipe del progetto Sprarmsi Proimi del territorio di Lecco, in collaborazione con Comune, Provincia e le realtà del territorio che si occupano di immigrazione, proporrà alcuni momenti di incontro dedicati tanto alla cittadinanza quanto ai richiedenti asilo e ai rifugiati presenti sul territorio provinciale, coinvolti in prima persona nell'organizzazione degli eventi. Trovate tutti gli appuntamenti in programma a partire già da ieri sera, che vedranno il focus tra oggi e domani all'interno di un nostro articolo sul sito, lo ricordiamo, www.lecofm.it. Una storia nera, una storia purtroppo vera, scritto Corrado Staiano, è quella che racconta Giuliano Turone. E racconterà oggi a Lecco, stasera appunto, giovedì 20 giugno alle ore 18.30 all'interno del bene confiscato Fiore Cucina in Libertà, evento che rientra all'interno del palinsesto di eventi culturali promossi dal coordinamento lecchese di Libera. L'autore ed ex giudice istruttore dialogherà con Lorenzo Frigerio, referente nazionale di Libera Informazione, entrando tra gli angoli e le crepe della storia della Repubblica Italiana. E continuate a seguire l'Ecco FM in diretta e sui nostri canali social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda è tutto, appuntamento alla prossima edizione di l'Ecco FM News. L'informazione di l'Ecco FM.